Benvenuti ad una nuova rubrica dedicata alla felicità e l'amore nella mano al la nostra guida sarà la dottoressa Monica Bianchi, educatore olistico, ma con alle spalle una carriera di editore dal 1997 ha pubblicato circa 60 volumi, poi, circa sette anni fa, ha deciso di intraprendere anche un'altra strada dedicata appunto al mondo dell'alchimia, mettendo appunto un metodo, quello della mano alchemica Appunto. Ve la presento. Benvenuta Monica. Grazie, sono felice di ritornare sulla Vasta la televisione perché l'ultima volta a novembre è stato un successo, mi hanno telefonato in tantissime persone. Partiamo quindi dallo spiegare il perché abbiamo deciso di, di dedicare dello spazio proprio alla mano alchemica, però mh, parlando di amore e di felicità. Beh, la felicità è stata da sempre la Cosa più ricercata dall'uomo fino a partire dall'antichità, anche se per gli egizi e per gli antichi popoli, eh, divisi in caste e in gerarchie molto eh, rigide, non era considerata. I primi ad occuparsene sono i greci, i greci che la vedono come la felicità di molarsi per conto della polis. Però a un certo punto qualcosa cambia e infatti iniziano a fare questi festini con etere, con personaggi che si ubriacano e tutto quanto, per cui la felicità cambia un attimo. Il concetto viene ripreso anche dal punto di vista dei romani. Infatti nel, negli scavi di Pompei troviamo che la felicità è legata al concepimento, al, all'unione fisica, carnale, ma non solo, a un certo punto passa anche eh, per i cristiani che andavano al martirio sorridendo. Quindi in queste puntate noi vedremo un pochino anche l'evolversi del concetto di felicità. Però per noi la felicità cos'è fondamentalmente? È la consapevolezza di chi siamo e ovviamente anche di chi sono gli altri. Però senza volere cambiare le altre persone, dobbiamo cambiare noi il nostro approccio con chi la pensa diversamente da quello che consideriamo noi. Ma anche questa consapevolezza ci deve portare al benessere. Noi non daremo delle ricette mediche, assolutamente, per quello ci sono i dottori, però vi condurremo in queste puntate alla riscoperta del benessere attraverso i sei sensi. Sei? sei esatto, sei, <ride> perché io ne conosco cinque. Ma il sesto senso è quello collocato proprio qua. Che è il nostro terzo occhio. È quello che ci permette di vedere la realtà in modo diverso da come l'abbiamo concepita attraverso i sensi. Quindi vedremo come il fatto anche di poterci concentrare su un unico senso ci darà modo di eh, isolarci dai problemi. Una piccola ricetta che possiamo dare in anteprima. Per esempio, quando siamo molto arrabbiati e dobbiamo camminare, possiamo fare un percorso all'esterno e per esempio ci concentriamo unicamente sul senso dell'udito, è con l'ora che scompare tutto quello che è ansia, stress. Benissimo, allora io direi di introdurre proprio il tema. Della puntata numero uno della puntata di oggi. Insomma, ehm, assisteremo alla teoria e alla pratica della chiromanzia, in sostanza la lettura della mano, Monica. Sì, la lettura della mano, anche questa risale alla notte dei tempi. Si parla del 2000 a.C. per le leggi di Manu, dove la mano veniva proprio studiata, veniva analizzata soprattutto in Oriente, Zoroastro, siamo eh, molto prima di Cristo, ma anche con l'avvento di Cristo addirittura viene citata anche nel, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ma in precedenza se ne erano occupati i greci, infatti chiromanzia deriva appunto dalla parola greca, cheros, che è la mano, e manteia che è la scienza che studia la mano. Noi abbiamo ripreso un pochino questi concetti no, antichi, perché poi hanno avuto un'evoluzione nel tempo. Eh, teniamo conto che eh, nel, nel 1400-1500 la mano veniva insegnata nelle università tedesche. Eh, come leggerla e tutto quanto, e addirittura si eh, vedevano sulle mani delle streghe particolari macchie per dire che eh, erano legate col demonio. Però a un certo punto oh, tutto ciò che è strano e magico viene messo al bando dall'Inquisizione ed ecco che per un bel po' di tempo la chiromanzia viene lasciata perdere per arrivare poi ai medici dell'Ottocento che la utilizzano insieme allo studio delle unghie, alla morfologia, anche per capire la psicologia delle persone. Infatti abbiamo Freud, Jung, che si occupano della lettura della mano. E questo ci porta fino ai giorni nostri a una lettura, la mia che faccio, che poi potete trovare in dettaglio perché chiaramente il tempo della trasmissione è molto ridotto potete trovare in, in dettaglio nel libro La mano alchemica che ho pubblicato alla fine dell'anno scorso e presentato durante il Festival Letteratura a Palazzo Ducale di Mantova e comunque non c'è solo nel volume la chiromanzia, ma ci sarà anche l'oggetto di altre puntate. Bene, allora io adesso lascio lo spazio, lascio la sedia a Luca che sarà il nostro modello, sarà colui al quale tu leggerai appunto la mano quindi a tra poco. Monica, qual è il primo approccio? Beh, il primo approccio è innanzitutto proprio un gesto di accoglienza. La persona che arriva a me deve sentirsi come protetta, tutelata, non investigata, non giudicata. E quindi è bello poter porre le proprie mani a contatto con le mani dell'altra persona. La primissima cosa che noi possiamo notare adesso è eh, la mano prevalente. Ovvero non dipende se eh, la persona è mancino o destra. La mano prevalente viene stabilita con questo metodo. Si incrociano così le mani, senza pensarci, quindi potete farlo anche da casa. E eh, in questo caso vediamo sormontare il pollicione di Luca della mano destra, giusto? Adesso Luca apri. E controlliamo l'angolo tra l'indice e il pollice e guardiamo quello più, eh, più stretto. In questo caso, il pollice di Luca è ancora a destra. Quindi la mano prevalente di Luca è proprio la mano destra. La destra, cosa ci significa? Che è una persona attiva, è una persona che si dà molto da fare e anche che eh, però ha un, una visione del futuro particolare, quindi è proiettato alla realizzazione di tutto ciò che sono i propri desideri. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a questa persona abbiamo l'idea di un'energia molto, molto potente. Diciamo anche che nel caso di Luca comunque è predominante l'aspetto meditativo, che può sembrare un controsenso perché è più da riflessione, più da mano sinistra. In realtà eh, la meditazione che Luca fa sempre, tutti i giorni, da diversi anni, gli serve proprio nella sua attività per essere più energico e più forte. Nel caso invece di predominanza della mano sinistra? Allora, eh, la persona è più riflessiva, è più introspettiva. Anche perché eh, secondo la eh, tradizione orientale la eh, parte sinistra della mano è governata dal cervello destro e viceversa il contrario. Quindi in questo caso noi abbiamo eh, persone volte al, allo studio del, della storia, del eh, ripiegamento psicologico e insomma non, non c'è giudizio. Ecco. Ora, non abbiamo tantissimo tempo, la lettura della mano prevederebbe almeno un tre quarti d'ora, 40 minuti. In questo caso facciamo un'analisi molto veloce della forma che possiamo vedere chiaramente ad occhio nudo. La mano di Luca è una mano... Prevalentemente conica, vedete che eh, ha un restringimento verso questa parte e dita molto sottili e lunghe. Allora, la mano conica è la mano tipica degli artisti. Luca, tu dovresti avere una buona manualità nel disegnare le dita lunghe, ci danno l'idea di una persona comunque spirituale, comunque intellettuale mentre invece le dita più corte e tozze hanno un significato di persona molto pratica. Luca è attivo, ma anche ha una buona eh, diciamo, intellettualità. Ecco, adesso noi giriamo e partiamo per analizzarlo con l'aiuto di una lente. È una lente, se riuscite a procurarla, con eh, la luce sotto. E eh, con questa luce voi andate ad ingrandire eh, i vari segni sulla mano. Una cosa importante da ricordare è che i segni possono modificarsi nel corso degli anni. Noi abbiamo delle mani che mh, nel momento stesso in cui la persona sceglie di fare una vita più naturale, quindi con passeggiate, non fuma più. Eh, Oppure anche nella linea dell'amore eh, diventa stabile come persona dal punto di vista affettivo, ecco allora che eh, da tante linee diventano più ristrette. Da eh, segni magari rossastri, bluastri sulla linea della vita che indicano il fumatore, questi a un certo punto scompaiono. Tutto questo è per dire che noi siamo l'artefice. Del nostro destino e questo è importantissimo, si parte dalla prima linea che è questa: che è la linea del cuore. Allora, eh, la linea di Luca è una linea molto mossa, eh, piena di catene e quindi le catene sono tutte delle eh, cose ovali che indicano un periodo della vita, soprattutto quello iniziale, con parecchie fidanzate, parecchio movimento, ma poi la linea di vita di Luca diventa profonda. In questo punto diventa unica e profonda. Eh, possiamo anche calcolare più o meno quando eh, avviene il cambiamento, perché teniamo conto che sulla mano un centimetro corrisponde all'incirca 10 anni. Ecco, poi possiamo anche vedere un'altra linea molto importante, che è la linea di testa. Che normalmente eh, si trova un po' più sotto la linea del cuore, quindi la prima che voi vedete è eh, la linea del cuore, quella sotto, in questo caso, è la linea di testa. Viene chiamata esclusivamente di testa proprio per segnalare che eh, è quella corrispondente a tutto ciò che noi abbiamo fatto, sia come studi, ma anche attualmente, i nostri interessi, tutto ciò che riguarda eh, il nostro modo di ragionare. Ecco, per esempio, in quella di Luca c'è eh, una vicinanza notevolissima con la linea del cuore. E tutto questo cosa significa? Che è una persona, anzi ci sono... Voi probabilmente non riuscite a cogliere, ma ci sono anche delle unioni no? tra la linea di testa e la linea del cuore. E queste unioni ci stanno a indicare che tutto ciò che fa Luca è dettato non solo dalla ragione ma anche del cuore. Quindi Luca è una persona estremamente istintuale. Poi c'è la linea della vita, che è questa. è praticamente quella che costeggia il pollice. Ecco qua, e anche qua possiamo dire che la linea di Luca è una linea che dà un pochino di disordine iniziale, poi si prolunga e con dispersioni perché ci sono come delle sorti di piccoli triangoli messi in giù, che significa la dispersione di energia che però insomma, a un certo punto prende invece una direzione più eh, definita. Una cosa da raccontare che è molto importante, eh, non consideriamo la lunghezza della linea della vita con la lunghezza della vita stessa. Assolutamente no, persone che hanno una linea lunghissima possono finire il loro compito evolutivo sulla Terra. Ecco poi altre eh, linee importanti. Sono quelle la linea della felicità e del successo, che sono più o meno in questa direzione. E poi eh, c'è la linea della salute, che è qua. E quindi queste linee ci danno l'idea di, di come siamo. È interessante quello che tu hai detto, che comunque si può evolvere in base al nostro stile di vita. Esatto. E poi ci sono i vari monti. Il eh, monte di Venere che è legato all'amore. Quindi noi vediamo un monte particolarmente carnoso. Cosa significano i monti? I monti sono degli accentratori di energia e ci servono proprio per eh, stabilire eh, quanta mh, potenzialità energetica c'è. Nel caso di Luca, Luca è una persona che ama molto, ama molto dal punto di vista fisico e dal punto di vista emotivo, è dato anche poi da una griglietta che voi non vedete ma che c'è chiaramente sulla parte del monte eh, di Venere. Eh, Luca è una persona generosa perché il suo pollice guarda indietro. Poi eh, i monti, per esempio, stanno alla base delle dita: il dito di Giove. E Giove era il padre degli dei, noi abbiamo preso questa eh, denominazione proprio dall'antica Roma e dall'antica Grecia e quindi eh, qua diciamo, mh, il cuscinetto, eh, il monte non è eh, troppo mh, evidente, significa che Luca è una persona tranquilla che eh, non si lascia eh, più di tanto prendere dal giudizio. Ecco, e poi abbiamo il dito di, di Saturno e quindi che è questo, il medio, e anche qua eh, Luca è una persona equilibrata, per esempio, che non ha dei grossi scatti di ira, però in questo caso invece noi abbiamo il dito di Apollo e nel suo caso c'è una piccola, impercettibile, eh, come dire, rugosità. Quasi un piccolo callo significa che la parte di eh, Luca è stato, la parte artistica è stata messa così a riposo, che però c'è, perché questo è un cuscinetto abbastanza insomma, corposo. Un altro cuscinetto importante per Luca è eh, quello legato al dito di Mercurio, ovvero del, mh, della comunicazione. Luca è una persona che parla, che ama comunicare, che ama dire le cose eh, che sente e quindi in questo caso. Poi c'è il Monte della Luna che è in questa direzione e quindi ci sta a indicare che Luca è una persona ideativa, una persona a volte un pochino sulla Luna. Eh, in queste zone ci sono i Monti di Marte e Marte insomma è lo scatto di ira qualche volta, è eh, il prendere... Mm, così la vita in un modo mm, di petto. Quindi, in, eh, alla luce di, di quanto noi possiamo vedere, Luca è una persona che ha una buona sicurezza, ha una creatività, deve stare attento un po' agli scatti d'ira e dovrebbe riprendere la sua tendenza ad essere artista. Monica, ho assistito a questa lettura della mano e devo dire che è stato davvero molto interessante. Ho appreso delle nozioni delle quali ignoravo l'esistenza, come quella per esempio che la nostra mano è in continua evoluzione come noi stessi, perché in realtà nulla è, è statico. Quindi, la lettura della mano in che modo può aiutarci insomma, a raggiungere i nostri obiettivi di felicità e d'amore, soprattutto con noi stessi? Beh, intanto c'è tutta una lettura su come individuare se la persona è affettuosa, se invece è molto rigida, per cui già da lì noi possiamo vedere perché l'amore è fondamentale. Però rendiamoci conto di una cosa che io dico all'inizio del libro, faccio sottoscrivere apposta un eh, contratto di consapevolezza e benessere dove si pone la propria mano e si sottoscrive con la mano questo contratto in cui si dice che noi dobbiamo sempre ricercare l'amore verso noi stessi, siamo proprio il primo oggetto perché da lì noi possiamo vedere e renderci conto di quanto sia bello vivere nel qui ed ora. Per cui il passato l'abbiamo alle spalle e il futuro invece sarà un qualcosa che eh, è a venire. Curiamoci noi stessi e noi saremo molto più felici. Davvero molto molto interessante Monica, si conclude qui su questo bel messaggio, questa nostra prima puntata della rubrica dedicata appunto alla felicità e l'amore nella mano alchimica, questo metodo. Depositato che proprio lei ha inventato. Quindi alla prossima per un'altra avventura. Grazie dell'ospitalità e alla prossima. Grazie a tutti, arrivederci.